Una tenera piantina da mettere sotto la tazzina. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi un video molto 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 carino. Ho pensato qualcosa che possiamo regalare, anzi, che potete regalare per la festa della mamma alle vostre mamme. Che ne pensate di regalare una bella piantina di fico d'India, ma finta? Ve la faccio vedere. Eccola qua. Bene, guardate che bella questa piantina, ma non è solo una piantina, come vi dicevo nell'intro, staccate una pala di fico d'India ed ecco qua i sottotazza o i sottobicchieri da sfoggiare magari sul tavolo in terrazzo. Ma non soltanto, arrivano le zanzare? Togliamo il nostro tappo e voilà, sotto nascondiamo la candela alla citronella per i momenti di emergenza zanzara. E quanto è divertente, creativissimo, e allora sbizzarrite la vostra creatività e andate a fare fichi d'India in quantità. Ed eccoci pronti per creare il più simpatico dei regali per la festa della mamma. Allora, innanzitutto un vasetto di coccio come questo. Io ho trovato le candele alla citronella e siccome quello che vado a fare è qualcosa che sta benissimo in giardino, allora ho pensato che potrebbe essere un regalo doppia funzione. Questi vasetti potranno anche essere utilizzati per l'oggetto che stiamo per creare anche quando finirà la candela. E se avete il vasetto già di per sé vuoto, va benissimo lo stesso. Quindi un vasetto di cotto con o senza candela. Io userò l'oro, ci serviranno dei fogli di sughero. Io userò i taglieri sottopentola dell'IKEA, non ricordo come si chiamino, ma sono comunissimi e costano veramente, veramente pochissimo. Ne occorreranno tre, giusto una confezione. Degli acrilici, il colore di fondo sarà il verde, quindi un verde scuro, un verde chiarissimo e poi un giallo. Con questi tre colori combinerò tutti i miei verdi. Naturalmente aggiungendo il bianco e il nero. Pistola per colla a caldo e relativa stecca. Vi lascio il link della mia. La mia è una Bosch, me lo chiedete sempre. Vi lascio il link in info box. A me piace perché ha il beccuccio ultra sottile di precisione. Taglia balza, un paio di forbici, dei pennelli da combattimento. Ci occorrerà anche della colla vinilica. Un pezzetto di carta abrasiva e un pezzetto di gomma Eva che potete trovare anche con il nome di Fommi o con il nome di gomma crepla. Insomma, è sempre lo stesso materiale. E ci occorrerà anche una matita. Cominciamo subito. Prendiamo uno dei nostri taglieri e cerchiamo un qualcosa che abbia una circonferenza tonda di circa 10 centimetri, potete farlo anche col compasso e semplicemente tracciamo il giro della circonferenza. Ok, tracciate le mie circonferenze, faccio in modo di spezzare il sughero e piano piano ritagliare i cerchi. Di questi dischi dobbiamo farne circa 8. Se ne facciamo qualcuno in più, meglio ancora. Numero minimo 6, numero massimo 8. Diciamo così. Una volta creato il disco, prendiamo un piccolo pezzo di carta abrasiva e piano piano con dei movimenti molto piccoli, quindi non tirando troppo a lungo, levighiamo questa zona, quindi la zona proprio esterna. Sistemato ben bene il bordo del mio disco di sughero, che risulterà così tondo ma non perfettamente tondo, e questo è proprio quello che desidero come effetto. Prendo
la misura così verso il centro della larghezza del sughero 1 e 2 e ne taglio un segmento, un pezzetto, stando un pochettino più dentro quella che è la larghezza effettiva del sughero. Quindi, dopo aver fatto il taglio, naturalmente levighiamo leggermente anche l'interno di questo taglio e facciamo 6/8 dischi così. Un disco di quelli che avete tagliato per fare le pale di fico d'India, lasciatelo integro perché dovrà giovarvi come base del vostro lavoro. Fate attenzione che sia della stessa circonferenza del vasetto che userete, quindi prendete la misura del vostro vasetto e fatelo combaciare perfettamente. Come vedete il mio è piccolo perché io non userò questo, perché se avete voglia di spendere un pochino più di soldini e avete il vasetto della giusta circonferenza, io all'IKEA avevo preso anche questi sottobicchieri che sono perfetti, guardate qua, per il mio vasetto e mantengono bello ordinato il tutto. In più, quando vorrò utilizzare la candela come candela, mi basterà estrarre e i miei sottobicchieri avranno comunque una base su cui stare belli appoggiati. Quindi io userò questo sottobicchiere che metto da parte e prepariamo il nostro colore. Coloro la mia prima fogliolina. Uso il colore abbastanza asciutto. A questo punto prendiamo le nostre foglioline e decoriamole una per una, ognuna con una fantasia diversa. Senza troppa precisione, inseriamo qualche elemento decorativo da una parte e dall'altra. A questo punto prendiamo un po' di acqua, mettiamo la stessa quantità di colla vinilica e mescoliamo ben bene. Con questa colletta leggera ripassiamo su tutti i dischetti che abbiamo preparato precedentemente. Servirà per impermeabilizzarli e permetterci di passare un panno umido sui dischetti qualora dovessero sporcarsi. A questo punto è il momento di montare il nostro oggettino. Ancora le mie foglie non sono del tutto asciutte, voi fatele asciugare completamente e come prima cosa mettete colla a caldo e appiccicate quello che avevamo tagliato a metà
e fate in modo che si incolli perfettamente. Dopo averlo incollato nella parte sottostante, mettiamo anche della colla, ok, a confine. E voi direte: ma si vede, non fa nulla, perché adesso con alcuni rimasugli del sughero che avevamo preso prima li grattugiamo malamente, così, facendoli un po' grossolani. Dopo aver sbriciolato ben bene un po' di sughero, prendo un bel po' di colla vinilica e la metto qui sulla parte superiore del dischetto. Voi avrete il dischetto, io ho questo sottobicchiere, così, e verso sopra il sughero, pressandolo in modo che rimanga attaccato. Così il sughero rimane ben attaccato con la colla vinilica, ma voi dovete pressarlo per far sì che ogni parte venga sporcata dalla colla, così, da questa parte e anche dall'altra. E ora siamo pronti per assemblare il nostro cactus. Vi conviene sempre alternare pezzi chiari a pezzi scuri, e il primo farlo incastrare col doppio aggancio in modo da renderlo più stabile. Solo il primo fatelo agganciare fessura contro fessura, tutti gli altri invece potete agganciarli sfruttando, così, le loro fessurine. Bilanciate bene i pesi, ovviamente, e voilà, guardate che bella piantina di cactus. Se volete abbellirla ulteriormente, prendete la gomma crepla nei colori che più preferite, sfrangiatela nella parte superiore e arrotolatela su se stessa. Scusate le mani piene di colore. Ok, quando vi sembrerà di aver creato dei fiorellini abbastanza grandi, tagliate, chiudete con un puntino di colla a caldo, aprite il fiore così in modo da renderlo più carino e appiccicatelo qua e là sul laterale, sui laterali e appiccicateli qua e là sui laterali delle vostre pale, quindi in questo caso qui, e attacco la nostra piantina con, voi non la potete vedere ma è meravigliosa, la nostra piantina con il sottotazzina o i sottobicchieri per un'estate fresca e decorata in maniera spensierata, perché questa piantina è una sempreverde, è pronta. Ora ve la faccio vedere bene in un video apposito, in una clip, quindi vi lascio alle foto e noi ci vediamo subito dopo. Ciao! Visto che fa
facile fare la nostra piantina di fico d'India, ve la faccio vedere anche qui dal vivo, senza trucco e senza inganno. Ovviamente questa piantina potrà prendere ogni volta una conformazione differente, perché potrete staccare i pezzi e agganciarli lì dove vorrete, quindi insomma potete cambiare la forma, divertirvi, sarà un divertimento anche per i più piccoli, renderla più o meno alta. Insomma, quindi create con materiali che tutto sommato inquinano pochissimo e sbizzarritevi a creare dei regali che siano frutto della creatività, dell'amore e della fantasia. Però prima vi do appuntamento su tutti i miei social, vi aspetto sempre su Instagram come Arte per Te, pennello bianco su fondo rosso, su Facebook con il nostro mega galattico corso di disegno che oramai ha assunto proporzioni veramente impressionanti, ma soprattutto vi aspetto sui miei altri canali YouTube, Due Cuori Una Cappa e Ombretta, il mio canale di lifestyle. Trovate tutti i link qui giù nel box informazioni, ma vi aspetto sicuramente sempre qui per un prossimo video creativo. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, alla prossima volta, ciao!